arrivato al margine del ring del Dog Activity, vi parlo un po' sottovoce perché stiamo osservando come gli under inglesi insegnano l'agility ai loro cani. Qua stanno facendo una vera e propria piccola dimostrazione di come insegnano le fasi preliminari dell'apprendimento. In questo momento vedete che stanno insegnando quella che noi chiamiamo la palizzata, il superamento di questo attrezzo che è uno degli attrezzi appunto di passaggio. Il cane dovrà salire sulla palizzata e scendere dall'altra parte. Questo è un attrezzo un po' particolare perché nella realtà dalla parte opposta non c'è più la palizzata, ma si trova una semplice assa. In fondo viene utilizzata il clicker per l'insegnamento della zona di contatto e il cane poi viene gratificato anche con il gioco. Ora vediamo anche un'altra razza, il boxer, che fa lo stesso esercizio. Viene posizionato un piccolo premio chiamato rinforzo al termine dell'esercizio e il cane viene inviato con il guinzaglio nelle prime fasi al raggiungimento dell'obiettivo, il premio posizionato proprio a terra vicino alla zona di contatto, e poi nuovamente il gioco con il conduttore, la felicità di aver completato l'esercizio. È uno sport per tutti, per tutte le età, anche per i ragazzini e anche per tutti i cani. Tutti i cani possono fare l'agility. Vedete che le altezze sono molto basse in questo frangente quando i cani devono imparare a superare gli attrezzi. L'agility è uno sport che deve essere vissuto dal cane con allegria, con molto dinamismo. Ricordate che agility vuol dire destrezza e velocità. Ora è il momento di un boxer. Alle prime fasi anche lui viene tolto il guinzaglio. Il boxer dovrà superare i primi salti in sequenza facendo una concatenazione di esercizi seguendo le indicazioni del conduttore, che vedete che comincia a stare maggiormente a distanza. Alla fine il cane riceve sempre la gratificazione. Facile da insegnare al cane lo slalom. Vedete che ci sono diverse strategie didattiche. In questo caso il conduttore fa un po' di adescamento, così chiamato in inglese luring. Viene utilizzato il guinzaglio, il cane comincia a muovere le spalle avanti e indietro transitando in maniera corretta all'interno delle paletti appunto dello slalom. Dicevo che ci sono diverse strategie didattiche, l'importante è che il cane capisca bene come si interpreta l'attrezzo e soprattutto poi che con la conoscenza compaia quella che è la velocità. Vediamo il flat coated, che è un po' più avanzato come preparazione. Vedete che sa benissimo muoversi con questi movimenti steppati per superare molto bene lo slalom. L'ingresso nello slalom è sempre a mano sinistra, quindi l'approccio è destro-orso, si arriva da destra, il cane entra a mano sinistra e supera la difficoltà. Bene, allora dopo aver preparato per bene gli esercizi, eccolo, vediamo direttamente un percorso completo, vediamo il fatto di passare la palizzata a zona di contatto. Ora cambiamo di mano e il paddle velocissimo sui salti, ingresso nel tubo rigido, salto sul finale, one stop, finito, e si blocca così e il cane rosicchia il cronometro. Un'esibizione semplice un po' per tutti. All'inizio non è neanche importante la velocità, è molto importante divertirsi con i cani e qua oggi gli inglesi ce l'hanno dimostrato. Ma abbiamo ancora delle cose interessanti da osservare e guarderemo appunto adesso un altro tipo di performance. Vediamo qualcosa di un po' speciale, sono i Bloodhound, questi cani da pista che vengono utilizzati proprio per le loro capacità olfattive di ricerca. Guardiamo appunto due soggetti che sono entrati in questo momento, i Bloodhound. Guardiamo questi due soggetti molto particolari, il cane nero focato è il maschio, quello invece roano, lo vediamo, è un tinta brandy ed è una femminuccia. Guardate l'espressione di questi cani anche nel muso, queste orecchie pendule, fantastici. Sono cani che vengono utilizzati anche nell'ambito della ricerca dei fuggiaschi per quanto riguarda le case circondariali negli Stati Uniti. Grandissime potenzialità olfattive. Il Bloodhound è anche chiamato cane di Sant'Uberto. Eccolo, sono bellissimi, un pelo morbidissimo, un vello straordinariamente morbido. Mi sarei aspettato un pelo più ispido, invece sono veramente molto molto morbidi. Abbiamo anche una proprietaria estremamente suggestiva, complimenti.
con il Blonde Hound, molto bene, il maschio, molto dolce, delicatissimo. È molto sociale, molto sociale, e desidera il contatto, è molto familiare. La sua conduttrice, la sua handler, sta dicendo che è un cane molto dolce anche in ambiente domestico ed è molto contenta di possedere questo cane. Devo dire che anche lei si è vestita un po' da tipi calze lunghe ed è una bella accoppiata. Thank you very much. Thank you. In questo momento abbiamo un Barbone Royal. Lo sapete, il Barbone Royal è francese di selezione. Abbiamo una piccola esibizione di obbedienza. È un'obbedienza naturalmente un po' più avanzata rispetto a quella di base. Dal punto di vista dell'obedience che facciamo in Italia è un po' diversa, perché vedete che il conduttore trattiene tra le mani un pezzo di gratificazione e normalmente questo non si fa nell'ambito delle competizioni, non è consentito. Però vediamo che il cane è molto attento in questo momento, gli è richiesto di rimanere nella posizione seduto. Il cane viene lasciato nella posizione seduta al centro heel walk, condotta heel walk, vuol dire heel, vuol dire tallone, walk, lavora al tallone. In questo momento vediamo che il cane rimane al fianco sinistro del proprio proprietario in buona attenzione, molto bene. E ora entra un altro cane, vediamo, questo è un Labrador molto leggero rispetto a quelli che vediamo in Italia. È un Labrador evidentemente un dog gun, un cane da fucile, e quindi molto leggero, tutto nervi. Vediamo che il conduttore ha posizionato proprio qui di fronte al nostro gruppo nel centro studi del Cane Italia il proprio guinzaglio attaccato a questo pigliere, e il cane è messo a distanza e verrà inviato con quello che gli inglesi chiamano send away, in viva avanti. Vediamo, per recuperare l'oggetto. Molto bene, ha recuperato molto bene, molto carino questo esercizio, questa abilità. Vabbè, è una questione anche casalinga, potrebbe essere quando potrete dire al vostro cane vai a prendere il guinzaglio per la passeggiata, potrà farlo direttamente dove avete posizionato con chiarezza il proprio guinzaglio. Attenzione, vediamo il passaggio nel salto, molto bene, molto bene. E ora andiamo a vedere questo salto altissimo, ha raggiunto 1,50 m di altezza questo salto del muro. Vediamo come si articola il cane per superare l'esercizio. Il cane viene portato in concentrazione, attenzione, molto alto, 1,50 m quasi da fermo, lo supera con un'agilità straordinaria.